Inter Bologna termina con un mero pareggio. Finisce infatti la partita di ieri, 7 ottobre 2023, con un misero 2-2. Nell'Inter, infatti, che gioca in casa, vi ricordo, infatti è stata Inter Bologna e non Bologna Inter, né tantomeno Bologna riesce a vincere, va bene? Vediamo nei dettagli i gol e poi soffermiamoci un attimino sulle statistiche. Per quanto riguarda l'Inter, a fare i due gol è stato il buon Acerbi nel primo tempo e sempre in primo tempo, dopo circa 2 minuti di tempo, il buon Lautaro Martinez. Nel primo tempo letteralmente l'Inter fa faville, fa scintille, vi permetto di dire. Per quanto riguarda invece il Bologna, il primo gol arriva su rigore e lo fa Riccardo Orsolini, il secondo invece lo fa Joshua Zirkzee o Zirkzee, che dir si voglia, nel secondo tempo. Le statistiche, beh, le statistiche sono tutte completamente a favore del Bologna rispetto al, scusatemi, dell'Inter rispetto al Bologna. Nel senso che praticamente proprio l'Inter a livello statistico gioca molto meglio, notevolmente meglio rispetto al Bologna. Un maggiorissimo possesso di palla, una percentuale quasi del doppio, più del doppio. Una marea di passaggi, quasi il doppio, e infine una precisione di passaggi molto più elevata rispetto al Bologna. Complimenti dunque all'Inter, però il risultato finale è stato un pareggio. Iscrivetevi, commentate, ciao da Narrato.